Oggi uova alla scozzese o scotch eggs. Andiamo a bollire le bietole in pentola a pressione. 2 minuti da quando fischia. Peliamo le patate. Le uova alla scozzese o scotch eggs sono una ricetta britannica che utilizza nell'impasto intorno all'uovo la carne macinata. Oggi ve li propongo in chiave vegetariana con le patate e le erbette. Scogliamo e raffreddiamo. E nella stessa pentola bolliamo le patate. Patate bollite, erbette bollite. In genere non vi dico mai di frullare le patate, ma in questo caso dobbiamo ottenere un composto un po' colloso che stia insieme. Quindi le frulliamo insieme alle bietole. Goccio d'olio, un po' di pepe, sale e frulliamo. Dividiamo questo composto su fogli di pellicola trasparente. Allora, dividete il composto in tante parti quanto sono le uova che dovete preparare e lo appiattiamo un po' così. Acqua fredda, mettiamo le uova. Da quando prendono il bollore, 6 minuti e le raffreddiamo in acqua fredda e le sbucciamo facendo attenzione. Queste sono freschissime e non vengono perfettamente. Questa e la posizioniamo al centro. Adesso chiudiamo con la pellicola e formiamo un sacchettino. Mettiamo le nostre uova un po' in frigo. Apriamo la pellicola e andiamo a inumidire le mani. Chiudiamo bene la nostra polpetta e la passiamo nell'uovo e poi nel pan grattato. A questo punto potremo lavorarla con le mani e dare una forma ovoidale. Olio per friggere. Portiamo l'olio tra i 170 e i 180 gradi e friggiamo. Usiamo la schiumarola per girarli e cuoceranno in 3-4 minuti. E poi sfogliamo su carta assorbente. E siamo pronti per servire le nostre uova alla scozzese come se fossero dei finger food. Vi piace questa ricetta un po' originale? Un po' internazionale, a me piace tantissimo l'uovo, quindi mi piace cucinarlo in tutte le maniere e questa ricetta britannica mi ha davvero incuriosita. E a voi? E adesso vediamo il risultato all'interno. Che buono!